ricorre qui come altrove. Sembra che il bambino sia un essere non previsto. Sembra che il bambino sia un essere non previsto. Proprio a Napoli, dove il fenomeno che più colpisce... Ma lei quanti figli ha? 17. Quanti? 17. E dove sono? Vedi un po'. E qui? Vedi. Come si chiamano? Incomincia dal primo. Come vuole lei? Costantina, Gelsomina, Filomena, Tidina, Rita, Anna, Nunzia, Patrizia, Antonio, Franco, Giovanni, Gennaro, Carmine, Ciro, Enzo e Laura. Ma suo marito cosa fa? È portabagagli. Ma con tanti bambini bisogna guadagnare molto. Non guarambi molto. Come fate? Ce l'angiamo in casa, lavoriamo due bomboniere. Come lavorate? Due bomboniere, per sposarizi, per comunione. Chi fa le bomboniere? Io, mia figlia questa qua, questo qualche bambino mette, fa qualche striscetto, qualche cosa. Un po'. E dove lavorate? Qui? Qui in casa. In cucina, fuori il balcone. Fuori al balcone? Qui sono le bomboniere. Fai vedere? Fai vedere? Questo. Fai vedere le bomboniere? Sono queste qua pure. Ah, queste cose qui fate? E chi l'ha fatto questo? Di noi. Io. Chi? Io. Tu non lavori? Sì. Anche tu fai queste bomboniere? Pago questi qua. Che cosa sono? Per matrimonio, per comunione. Per matrimonio? Sì. Allora pensi sempre al matrimonio? È l'unica cosa che penso. Quanti ne fate tu? Dipende, 200, 300. Metto prima il petalo, poi un fiore, poi i petali, poi sempre fiore. Il bambino dorme? Sì, dorme, perché ero un po' stanca se dormiva. Con tutto questo chiasso riesce a dormire? Sì, è perché sono abituata in casa. E adesso chi sarà? È mia figlia che viene da loro. Figo! Apri la porta! Figo, apri la porta! Apri la porta! Patrizia! Patrizia è la più grande? Questa si chiama Anna. Come giocate voi di solito? Dentro la stanzetta. Andate nella stanzetta vostra, su. Andiamo. Ma col pallone giocate? Andiamo su. Eh? Sì. Mamma. Dunque voi dormite tutte e quattro in questa stanzetta. E come li mettete i letti? Uno così. Ma è tutto pieno di letti allora? Sì. Perché non posso mettere con... In un'altra stanzetta? Un ragazzo che ha 21 anni dorme nella camera da pranzo. Ho capito. Ho due bambini, tre bambini ancora più piccoli, io dormo nel letto mio perché non c'ho spazio. E il marito? Nel mio letto. Le volte quando non c'è niente si mette per terra. C'è qualcuno di voi che lavora? Questi. Tu? Come ti chiami? Patrizia. Tu che lingua parli? Napoletano. No, questo parli in dialetto. E tu come parli? Italiano. Ah, perché? Dove l'hai imparato? A me, non mi collegio. Io sono stato in Romandi. Ma quanti anni hai? No, fammi 10. Vedere i tuoi. 10. Che lavoro fai? Rettrice. Non ho capito. Rettrice. La? Filettatrice. 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 Dove? Sono in un rione. In una fabbrica? Sì. Di che cosa? Di scarpe. Da una tettoia chiusa dove il caldo era insopportabile, penetrammo in un edificio rotondo, somigliante a una torre. Dapprima credetti di essere penetrato in un forno acceso. Tanto mi colpì, come una mazzata al capo, un bagliore di fiamme e un calore che non avevo mai provato neppure al sole d'estate. Ma poi la confusa vista di gente che correva in mezzo al fumo, un suono di voci rauche che maledivano, bestemmiavano, mi fece capire che quello era proprio il posto del nostro lavoro. Oh mamma, mamma mia, che fortuna tu fossi lontana. Tutti intorno a quella torre erano tanti forni, i quali avevano degli spiragli distanti circa un metro l'uno dall'altro. A due passi dalle bocche ardenti, dinanzi ad ognuno di questi spiragli, stavano due o tre bambini. Essi, con l'estremità di una canna di ferro, raccoglievano la pasta del vetro rovente
e la passavano al vetraio. Altri ragazzi intorno a questo, seduti un po' più distanti dal fuoco, aprivano e chiudevano uno stampo dove il vetraio soffiava le bottiglie. Gli operai grandi erano pochi in confronto dei piccoli, perché ciascuno di essi aveva intorno a sé 6 o 7 ragazzi. Questo si legge nel piccolo vetraio, libro per bambini dell'Ottocento, ma ristampato ancora oggi. Anzi, l'avvertenza degli editori all'edizione del 49 dice: oggi le cose qui narrate non accadono più, né potrebbero accadere. Sì. Come si chiama? Carruccio. Come? Carruccio. Da quanto tempo lavori alla vetreria? È un anno. E prima che lavoro hai fatto? Prima ho fatto questa qua. Barista. Il macellaio. Il macellaio. Barista, il macellaio. Macellaio. Hai fatto pure il falegname, il macellaio. Falegname e la salumeria. Tutto questo in quanto tempo? Un anno. E perché hai cambiato sempre lavoro? Non mi piace. Adesso ti piace? Sì. Perché ti piace? Perché sono tanti ragazzi. Perché stai in compagnia? Sì. Senti, andavi a scuola prima? Sì. Che classe hai fatto? Quindi. C'hai ancora i libri di scuola? No, libri no. Non li hai più? Li hai buttati via? No, l'ho bruciato. Li hai? L'ho bruciato. Perché? Non andavo più alla scuola. Senta, in questa sua fabbrica lei produce scarpe a ciclo completo? Sì, a completo. Cioè fa tutta la lavorazione? Esatto, sì. E quanti paia ne fa al giorno? Da 80 a 100 paia al giorno. In questo quartiere scarpe quanti? Sì, moltissime. In gran numero? Sì. E sono ditte napoletane con l'etichetta napoletana? No, non lo mettiamo. Come? Non lo mettiamo Napoli. Perché? Perché loro no. dicono che quando vedono Napoli vedono... dico la brutta bestia. Napoli non va bene sull'etichetta? No, sull'etichetta no. No. Ma trasmettiamo tutto, Mando la Italy produzione metto. In tutto come il mette? Mondo. Mando Italy. E basta? Basta. Ma ci sono delle ditte della zona qui che producono scarpe che poi hanno l'etichetta del nord? Sì, sì. Che producono per conto del nord? Per conto del nord e mettono l'etichetta del nord. E perché le fanno fare qui? È perché qua è come prezzo è di meno, no? Ma e la scarpa è buona. Costa di meno la manodopera? No, la manodopera costa uguale, no? I guadagni ci limitiamo a poco.
Ah, ho capito, è tuo figlio? Sì, è mio figlio. Quanti anni hai? 8. Bene, che classe fai? 3ª. Vai spesso al cinema? Sì. Quante volte alla settimana? Quasi sempre. Quasi sempre. E quali sono i film che ti piacciono? Sparatori e muri. A scuola cos'è che ti piace studiare di più? La storia. Che storia stai studiando? Mario Stilla e... Mario Stilla e poi adesso che sto studiando i Gracchi. I Gracchi. Parlami dei Gracchi. I Gracchi, dopo la... quando avevano vinto i Romani, e invece di dare il bottino che è di guerra ai poveri che avevano combattuto, li davano ai più ricchi, che erano i patrizi. Hanno fatto male a loro? E allora che è successo? Due fratelli misero una legge di dare i patrizi dovevano dare un po' di terra anche ai poveri. E allora era una cosa fatta bene. Allora i patrizi non volevano e avevano ucciso il primo fratello. Allora il secondo, per non farsi uccidere dai patrizi, si fece uccidere da un suo schiavo. Hai studiato molto bene la storia. Sì. La morale qual è? La morale è su. La morale del discorso qual è? Quando le uccidono. No, che non bisogna commettere ingiustizie. È giusto? Sì. Sei primo della classe? Sì. Sempre? Sempre. Sta volta sei una coccarda? Sì, sempre. E ti danno la coccarda? Sì, delle volte mi mettono pure le fascette. Le fascette? Come sono le fascette? Sono le fascette di tabelline, sono blu. E le fascette rosse sono perché leggiamo bene. Le leggete bene? Le fascette blu? Per le tabelline. Per le tabelline. Le tabelline. Tu ne hai molte fascette. Sì. Hai collezione di fascette. Sì. Ecco. Vuoi il caffè? Eh? Dai, dai, sì, sì. Presto. Dammi il caffè, dai. Hai il caffè al sole. Dai. Tu lo vuoi il caffè? No, no, grazie. Non bevi caffè tu? No, non mi piace. Ah, è giusto, ecco, però, secondi, grazie. Piano. Quanto costa il caffè? Accomodatevi, ragazzi. Senti, quanto costa il caffè? Caffè, tutte cose. No. Perché... sì, tutte cose. Sì, tutte cose. Sì. Sono 7,20. 7,20. 7,20. Tu quanto ci guadagni? Tu quanti guadagni? 10 anni. 10 anni? No, quanti guadagni? 400. 400 lire. E 400 lire guadagni, sì. La settimana. Aspetta un po'. Senti, ma tu guadagni 400 lire al giorno? Sì, sì. Al giorno? Uè, ricco. Al giorno guadagni. Al giorno. Quante? Con come ti chiami te? Ciro. Come? Ci la davvero più. E chi la davvero più? Chi vuole il caffè qui? Caffè? Caffè, offri un caffè a quello lì. Va, questo signore. Guarda qua, offri un caffè a lui. Ma occhio compa, quando mi la mano andava. Il signore non lo vuole? Guarda, i signori, guarda, io il signore. Ma Scandrei, dai il caffè. Se vuoi, Telegrin, Scandrei. Tu cosa bevi tu? Coca-Cola? Sì. Poi? Poi aranciate. Aranciata eccetera. Grazie. Arrivederci. Ciao. Ciao. Come? Sono andata.
Dove sta? Ci sta l'albero caffè. E l'altro caffè? Il signore. C'è il signore. Ecco il caffè. Qui, guarda, c'è il signore che lo vuole. Vai a scuola tu? Come? Non va. Perché? Ci sei andato? No. Ho fatto fine a prima e poi basta. Fine? Fine a prima. Poi basta. No. Hai preso? Avete avuto i caffè? Sì. Hai avuto i soldi? Sì. Ciao. Senti, quanti fratelli hai tu? 10. Mm. Più grande quanti anni hai? Più grande? Sì. Ha 1 e 12 anni. E tu quanti ne hai? Io tengo 10. E poi il più piccolo? Poi sono nati 3 anni, nati 2 anni, nati 5 anni. Cosa mangi, la mela? No. Dove l'hai presa la mela? La cicatola. Quanti figli hai? 7. Enzo è il più grande? Enzo è il più grande di Maci. Io l'ho visto lavorare con lei nel laboratorio di calzature. Sì. Ma è la prima volta che lavora? No, lui è da diversi anni che sta in fabbrica, ha fatto un po' di tutto. Ma un po' di tutto come? Prima non ha fatto altri lavori? Sì, prima ha fatto anche altri lavori, ha fatto un po' di fruttivendolo. Ti ricordi i lavori che hai fatto? Sì, fruttivendolo, allora, il barista, il falegname. Poi? Poi ho andata a casa l'ufficio. Senti, ma la scuola fino a quando l'hai fatta? Fino alla seconda. Perché l'ha tolta dalla scuola? Dato che lui il cervello non ce l'ha proprio. Non ci credo. Sì. Non ce l'ha proprio perché è proprio ideato per lavorare. Ma lui si è fatto male prima volta. Com'è successo? Sì, e lui mi è andato a fare un servizio a me. Fai vedere. Facci vedere. È caduto per le scale con una bottiglia. E si è rotto tutto questo. È stato tutto questo appeso. Ho portato all'ospedale, gliel'hanno rimessa a posto, poi dopo 7-8 giorni stavamo a casa e stavamo era di domenica, stavamo mangiando, io sentivo come fosse un po' di odore. Ho preso la mano in mano e ho visto che si serviva da udire. L'ho portato subito all'ospedale, così con delle mie conoscenze, gliel'hanno fatto subito e hanno detto che doveva essere da me. Ma tu mi avevi detto un'altra storia della mamma l'altro giorno. Sì, che non volevo dire che mi fece male con la bottiglia. No, tu hai detto tu ti sei fatto male lavorando alla falegnameria, no? Sì. Eh? Ho detto così, ma mi fece male con la bottiglia. Come tu mi hai detto che ti sei fatto male con una macchina lavorando? L'ho detto io, ma... Non era vero? Era quello che disse mio padre. È vero quello che ha detto tuo padre? Sì. E come mai hai detto un'altra cosa? Per non far andare mio padre in mezzo. Per non far andare? Mio padre in mezzo. Io ieri non ho detto niente perché c'era suo figlio. Ma lei non mi ha detto la verità sulla mutilazione che ha avuto alla mano destra. Sì, lo so, perché lei sa delle cose, no? Qui in fabbrica, diciamo, uno lavora da tanti anni, non si può compromettere di qualche... Comunque il bambino in fabbrica se l'ha fatta, ma non in questa fabbrica che sta adesso. Ma come, con una macchina? Sì, con una macchina. Ma adesso Enzo è... con la scuola fino alla seconda elementare. Sì. E col pollice della mano destra in meno. In meno, sì. Questo è un guaio grosso. Sì, purtroppo. Il guaio più grosso per me che ce l'ho tutta la giornata davanti. È stato indennizzato? No. Il padrone della fabbrica non ha pagato nulla? Niente. Ma lei non ha denunciato il fatto? No. Perché? Beh, sai, quando uno lavora si può rischiare di perdere un posto di lavoro e poi... Ho tanti figli e da mantenere la casa. Ma non giochi mai? No. Vai al cinema? Sì, alla domenica solo. Come? Alla domenica solo. E quali film ti piacciono? Già me l'hai detto, credo. Sì, i film di cowboy. Film di cowboy? A te ti piacerebbe fare i cowboy? Come? Ti piacerebbe fare i cowboy? Come? Eh? Sei già andato a cavallo? No. Mai? Ti piacerebbe andare a cavallo? Sì. Senti, come fai a imparare con la mano sinistra a lavorare? Io, mio padre mi insegna. Come fa? Sai scrivere con la sinistra adesso? Quello, questa? Sì. No, mi arrangio con questa. Come fai a tenere la penna? Mezzo alle due dita. E
riesci a scrivere così? Sì, un po'. Devi imparare bene bene, capito? Sì. E poi devi riprendere a studiare. Come? Non leggi mai? Come? Una volta leggi. Cosa leggi? Facciamo i giornaletti. I giornaletti? Non hai libri a casa? Libri? Ci sono i libri di mio fratello, però non li legge. Ma i tuoi libri di scuola dove sono? Li hai ancora? No. Dove sono? Mia madre li buttò. Cosa leggi? Satanic. Ti piace? Sì. Da quanto tempo lavori qua? 5 settimane, con questa. Quanti anni hai? 10. Vai a scuola? Sì. Che classe fai? 3ª. Come mai solo la 3ª? Sono andata in Germania e ho poi... Come in Germania? Spiegami. In Germania prima andai solo mio padre, poi mi venne a chiamare anche a me, mia madre e mia sorella, perché... aveva trovato il lavoro e ce ne siamo andati. Hai fatto, hai fatto le scuole in Germania? Sì. In tedesco? Sì, 2 ore tedesco e 2 ore italiano. Quanti anni? Che classe hai fatto? Fino alla 3ª. E poi? Poi sono venuto qui, ho perso i documenti. Documenti della scuola di Germania. Dissero così: signora, voi mi dovete far vedere i documenti della scuola che stavate in Germania. Mia madre non li aveva persi, allora qui mi hanno fatto un'altra volta tutto da capo. Cioè? Cioè dalla prima alla 3ª, un'altra volta. Ragazzo, dai qua, sulle cuscette. Senti, ti piace di più lavorare o andare a scuola? Di più andare a scuola. E da grande cosa vuoi fare? Il barbiere. Il barbiere? Com'è il ragazzo? Buono, è buono. Lavora, sì. Beh, un po', sapete come sono i bambini, sono sempre un po' sbagliati, ma poi, insomma, in complesso lui è un bravo ragazzo. E perché ti piace Satanic? Perché quando uno lo legge si sente che è proprio un film, si pare che sta vedendo un film, invece è un giornaletto. Capito. Mi racconti bene bene il lavoro che fai? Sì. Allora, com'è? Alle volte c'è la sorella di... dalla sorella della mia maestra e ci porta i guanti. La sorella della tua maestra? Sì, e lei mi dà la fatica che io ci porto. Io ci porto l'altra e lei mi dà quell'altra. Quanto ti dà? Mi dà quell'altra fatica. Ah, l'altra fatica ti dà? L'altri guanti. E dove li porti? Alla maestra. Ho capito. Come la maestra? Non ho capito niente. Tu prendi i guanti dove? Dalla sorella della mia maestra. E dove li porti? Alla maestra. Alla mia maestra. Di scuola? No, di lavoro. Ah, e perciò non capivo. La tua maestra di lavoro li fa? Sì, e poi io ci stanno le buste e li metto dentro. Ah, li metti nelle buste? E poi mettiamo 4 paia. 4 paia e li mettiamo giù e poi mettiamo la spilletta e li mettiamo così che non si sciolgono e cadono a te. Quanto guadagni? 3 a 5. A scuola cosa stai studiando? Che classe fai a scuola? 4ª. Ma hai 12 anni? Sì. Come mai fai solo la 4ª? Un anno sono stato ripetente perché ho fatto 2 mesi di assenza, sono stato malato. Un anno solo ripetendo. Ma sei andato a scuola a 6 anni o a 7? 7. A 7? Perché? Perché ero piccola a 6 anni. Cosa fai? Il fabbro. Il fabbro saldatore? Sì. Quanto tempo è che lavori? Ciao, 7 mesi.
In 7 mesi. In 7 mesi hai imparato a fare il saldatore? Sì. Quanti anni hai? 13. Quanti? 13. E prima cosa facevi? Il saldatore. A scuola, no? È la prima volta che lavori? No, è parecchio. Come? Ho parecchi mestieri. Hai fatto parecchi mestieri. Quali mestieri hai fatto? Fammi l'elenco. Il salumiere, il panettiere. Come, come? Il salumiere, il panettiere, il fabbro. Tutti i mestieri che... Ma da quanti anni lavori? Da 10 anni. Da 10 anni? Quando alla scuola. Prima sei andato a scuola? No, anche a scuola andavo, ma... Lavorai e andavi a scuola? Che classe hai fatto? Fino al lavoro. Fino alla quinta? Quinta. Hai fratelli a casa? Quanti sei? 11. 11. Cosa mangi? Che c'è dentro? E che sei a mangiare? Carne. Oh, quanto guadagni? 4.000 alla settimana. Alla settimana? E che ci fai? Le dai a casa? Sì, a mia madre. A tua madre? Non tieni niente per te? Come? 500. Quanto? 500. E cosa fai con le 500 lire? Vado a fare la pizza, andiamo con i compagni a fare una camminata. Ti dispiace non andare a scuola? Ma io impari l'arte. Come? Impara l'arte. Impari l'arte? Che arte impari? Il fabbro. Ti piace fare il fabbro? A scuola non ti piaceva? Sì, mi piaceva, ma ho fatto la quinta e poi non si sono andata più. Sei stato bocciato qualche volta? 2 volte. Alla seconda e alla terza. L'hai ripetuto la seconda e la terza. E perché ti hanno bocciato? Perché non andavo più a scuola perché andavo a fare il panettiere, no? E io andavo a fare il panettiere e andavo a scuola. Poi disse quello che fa il panettiere, andavo a portare il pane. Portare il pane ci fece a lavoro. Ma come facevi a lavorare e andare a scuola? Andavo alla mattina, no? Quando veniva andavo a fare il panettiere. Quando devo andare di giorno, andavo di giorno, alla mattina lavoravo e di giorno andavo a scuola. Perciò hai perso la scuola per il lavoro? Sì. Che c'hai qua dentro? Tacchi. Fai vedere. Cosa sono? Tacchi. Tacchi? Che ci fai con i tacchi? Mettiamo sotto le scale. Ma dove li porti? Alla mia fabbrica. Tu vai a prendere il tacchificio e li porti alla fabbrica? Sei pagato? Sì. Quanto ti danno? 2.000. 2.000 alla settimana? E non vai a scuola? Sì. Quando vai a scuola? A mezzogiorno. Da mezzogiorno? E quando ricominci a lavorare? Alle 4. Da mezzogiorno alle 4 vai a scuola e poi dalle 4 lavori fino a quando? Fino alle 9. Fino alle 9. E la mattina? La mattina... A che ora cominci? Alle 7. Dalle 7 a mezzogiorno porti i tacchi, poi vai a scuola da mezzogiorno alle 4, poi dalle 4 alle 9 porti i tacchi. Quanti tacchi, quanti viaggi fai al giorno, lo sai? Non li hai mai contati? No. Quanti anni hai tu? 15. Ma che lavoro fai? Balestraio. Non ho capito. Balestraio. Rifai le balestre? Sì. E dove hai imparato? Qui. Quanti anni sono che lavori? Circa un anno. Quanti anni hai? 12 anni. Che lavoro fai? Tendoni. I tendoni? Sì. Come li cuci? A macchina? Sì. Sai cucire a macchina? No. Devo andare a imparare. Ah, stai imparando? Quanti sì. anni hai? 11. Quanti siete in famiglia? 11. Con papà e mamma o solo 11 figli? 11 figli, mio padre è nato. Non c'è? Dov'è? È morto. È morto? Allo. E lavorano gli altri fratelli? Sì, uno solo, e io no. L'altro cosa fa? Sta in carcere. Quanti anni ha? 20. Come mai è andato in carcere? Sì. Che la sai che sta che la spagnola? Mi metto un po' come non faccio, già fa all'ospedale. Perché Domenico la chiama Zipè?
E perché ho un nome, perché sono anziano. Ma tutti i maestri si chiamano Zipelli? No, secondo l'età che uno ha è l'abitudine. Ma non è un mestiere troppo pesante per un bambino? Beh, noi facciamo fare quello che vuole, mica non me. Non posso mettermi che sotto a uno sforzo a un bambino. Ma pensa che imparerà un mestiere così con lei? Sì. Questo qui, questo ragazzino, va male il mestiere per la seconda regione, perché c'è molto intelligente. Prima cosa faceva? Uno di tutti del mestiere. Una volta ha fatto il balestraio, una volta ha fatto il meccanico, un'altra volta ha fatto quello delle tende. Con me ha fatto solamente questo mestiere qua. Perché cambia sempre? Perché non si trova quei padroni. Quando fa il suo dovere, automaticamente il padrone lo manda via e lui lo mette a fare un altro mestiere. Ma con lei si trova? Sì, perché l'ho tratto bene. Questa qui è una sessantina di chili. La riparate adesso? Sì. Stasera ancora? C'è la fa questa qui e c'è anche la fa i rimorchi di fronte. Allora fate tardi. Questa è 9. Domenico. Non piace la Ti piace questo lavoro? Sì. Quale altro lavoro hai fatto? Il barista, il meccanico. Questo ti piace di più? Sì. Perché guadagni di più o perché è più bello il lavoro? Perché impari il mestiere, no? Sono 4.000 lire. Solo 4.000 lire? No. Dov'è Domenico? Allora, ma tu sei già vestito? Sì. Ieri sera hai fatto tardi? Sì. Alle 10:30. Alle 10:30. Allora sei stanco adesso? Hai dormito poco? Chi è quella lì che piange così? Prendila in braccio. Che è tua sorella? Fino a quando è andato a scuola lui? Chi sta fatto quasi a secondo, perché poi... Come quasi a... A secondo, perché il creato sono assai, come si fa? Ti ricordi qualcosa della scuola? Ti hanno mai bocciato? Sì, due volte. Sono stata bocciata due volte. Perché ti hanno bocciato? Noi facevamo anche il ghiaccio, no? Allora la signorina diceva, io vi faccio bocciare. E ci è riuscita? Tanto ha fatto che ci è riuscita. Sarà contenta adesso, eh? Ti sei lavato? Ma ieri sera hai mangiato a casa? Sì. Niente, non mangio niente, si fa mangiare solo il latte. Allora scusa, ieri a mezzogiorno cosa hai mangiato? Pane cotto.
Pane e ricotta? No, tonno. Poi quel pane e ricotta me l'ha dato. Ah, pane e tonno, e poi pane e ricotta. Quello l'hai comprato tu il pane e ricotta ieri? Sì. Perché c'era fatica e io... C'era fa. Chi te l'ha pagato? Io stessa. Quanto l'hai pagato? 60. E ieri sera cosa hai mangiato? Ieri sera? Sì. Il latte. Solo il latte? E adesso cosa mangi prima di andare a lavorare? Sempre un po' di latte. Tu c'hai sonno? Sì, sì. Stanno un po' figurati. Allora tu sei il capofamiglia adesso? Papà te lo ricordi bene? Sì. Come è successo il fatto? Come l'hai saputo tu? Io alla notte di Natale, no, stavamo aspettando e veniva un ragazzo un po' più grande di me e ce la veniva a dire, ci disse vicino a mia madre, dice, signore non vi preoccupate che non è grave, un marito si è fatto male. Certo, non è grave. Allora mia tanta abbiamo cominciato a sparare i botti, mia madre piglia e va all'ospedale. Va all'ospedale e non lo trovo. E poi va a dove sta la sala molto alta e lo trovo lì. Disse che era morto, la mattina lo so. Lui vendeva i botti per la notte di Natale? Sì. Come sono scoppiati? Qui una cardarella di fuoco, no, la mettete dentro alla barracca. Scoppiato. Perché eri in una baracca lui? Aveva una baracchetta? No, non era la sua, lavorava lì. Ogni anno andava e ci dava una mano a vendere le tracche. Poi quando la sera ci dava qualcosa. Tu lavori con lui? Sì. E quanti anni hai? 14. L'avete trovato insieme a questo posto di lavoro? Prima lui e dopo. Sei tu che l'hai portato lui? Sì. Ah, perché non lavorava lui? Che mestiere hai fatto prima di questo? Lo stesso mestiere. Lo stesso mestiere, balestrato. Sempre balestrato. Sempre balestrato. Sì. Tu quanto guadagni? Non lo so. Questa è la prima settimana. Ah, ma si perde, non me lo dice prima. Come fa? Se lo dicesse prima, la settimana è poco. I ragazzi già se ne andassero, non andassero al lavoro. Allora voi lavorate molto molto per pigliare di più? Sì, sì. Quando è che finisce la prima settimana? Sabato. Lo sabato sai quanto prendi? Sì, sì. Domenico ha 12 anni, il suo amico al quale ha trovato lavoro ne ha 14. Ma il più piccolo sembra proteggere e guidare il più grande, già sfiduciato, prossimo a un destino che sarà anche quello di Domenico. Domenico crede di imparare l'arte, il mestiere. In effetti lo impara anche, ma quando tra qualche anno chiederà di ricevere la paga da adulto che gli spetta, sarà quasi certamente licenziato, perché al suo padrone converrà assumere altri bambini. Ce ne sono tanti. E allora può darsi che anche lui si debba arrangiare in qualche modo, come il fratello, che ha fatto 2 anni di carcere in attesa del processo per aver rubato una Vespa 50. 3 cifre tratte dall'annuario statistico giudiziario. I minorenni giudicati con provvedimento irrevocabile per reati vari sono stati nel 1966 227 a Milano, 1074 a Roma, 2250 a Napoli. Conclusione. Il lavoro minorile inteso come sfruttamento porta alla delinquenza minorile. Io mangio al ristorante, ma mangio una volta al giorno. Domenico, perché ti chiamano Pezzotto? Sono piccolo. Sono corto, no? Che t'ha detto?
No, ha detto che quando vado alla bottega, no, ha detto che stai ragazzo sotto al camion, con la binda sta un po' malamente, no, sotto al camion. Mi devo vedere se ne scende. Se ne scende il camion? A stare attento tu che il camion gli caschi addosso. Perché il padrone è andato via? Sì, è andato a mangiare, è andato al ristorante. Ma il tuo amico dov'è? È sotto al camion. Eccolo, mi sta venendo. Ma è un lavoro pericoloso quello lì? Sì. Siete soli adesso? Sì. E chi ci sta attento? Io no, vedo la binda se sta bene, se non sta bene lo caliamo un'altra volta e la mettiamo un'altra volta. Allora vai subito. Sì, adesso mangiamo. Tu non ti puoi far pagare di più? No, perché io se vado un'altra parte mi danno meno di questo che mi dà adesso, no? Perché io sono piccolo, mi vedono piccolo e mi danno poco. Ma fai un lavoro da grande? Questo? Tu lavori come un operaio grande? Sì. Ma questo lavoro che fai tu è molto faticoso e anche pericoloso? Sì, è pericoloso. Siete assicurati voi? Ma voi non potreste lavorare così piccoli? Lo so. Ma per portare la settimana a casa. Ma tutti lavorano così piccoli a Napoli? Ci sono anche i ragazzini più piccoli di me, che lavorano nei carrozzieri qui vicino alla posta. I miei amici sono piccolini proprio. Quanti anni hanno? Non lo so, 10 anni, io so 9 anni. Cosa fai tu? Guarci. Ma adesso cosa fai? Sto lavorando stupido. Quanti anni hai? 10. Non vai a scuola? Tu quanto guadagni? 2.000 euro. 2.000 euro e quanto? La settimana. A settimana? Ma da quanto tempo fai carrozziere? Anno. Quanto? Anno. Ti piace il lavoro? Ti piaceva di più la scuola o il lavoro? Lavoro. Quanti anni hai? 12. Che lavoro fai te? Macellaio. Quanti anni hai? 11. Non vai a scuola? Andavo, ora ho finito. E quanto guadagni? 1.000 lire a settimana. E quanti anni hai? 8 anni. I tuoi fratelli baristi come si chiamano? Un Cillarino, un Gennaro, uno è Zoccia, uno è Tony. Io sono Tony. Come ti chiami? Io. Tu lavori? Sì, fatiti tu. Cosa fai? Il barista. Ma quanti anni hai? 7.
dunque, quanti anni hai tu adesso? 15 e mezzo. Quando sono venuto nel 70 ne avevi 9, 8. 8, sì. Eri il primo della classe? Sì. Io di nastrini e decorazioni. Sì. E sì. Adesso? Mi mantengo sulla media, così. Che studi fai? Nel liceo scientifico, secondo liceo scientifico. E da grande cosa vuoi fare? Dottore in medicina. Hai delle idee precise? Chirurgia, sì. Chirurgia. È soddisfatto di suo figlio? Soddisfattissimo. E la fabbrica come va? Discreto. Discreto. Sono i momenti un po' critici. Della fabbrica è meno soddisfatto? Meno soddisfatto. Perché? Sono momenti un po' critici. Però se la cava lo stesso. Tu hai lavorato mai finora? No, ho studiato sempre. Cosa fai durante le vacanze? Durante le vacanze? Certo, mi prendi bagni di sole e studio ogni tanto così per ripetere qualcosa. Fai sport? Sì, calcio, sì. Ma... Ma sportivo perché vedi lo sport alla televisione o perché lo fai? No, perché lo faccio. Cosa fai? Ti ricordi ancora quando sono venuto l'altra volta? Sì. Cosa ti ricordi? Che impressione ti ha fatto la mia visita l'altra volta? Certo, ero molto emozionato per la prima volta così, con un regista che mi interrogava. E ricordo precisamente la domanda, quali film ti piacciono? E io risposi amore e avventuroso, sì, avventuroso. Lei è contenta di suo figlio? Ah, contentissima. Senta, nella sua fabbrica lavorava un padre col figlio? Sì. Sono ancora da lei? No, sono andato da diversi anni. Cosa fa il padre adesso? È in metronotto. E il figlio? Il figlio lavora qua, in orifice lavora, il figlio del mio opera. Ah, lavora? Sì. Cosa fare adesso? Io? Sì. Questo faccio la guardia notturna. E diurna? E diurna. Ma è armatissimo? Sì. Che è questo qui? Questo è un fucile fatto apposta per noi. Perché come è fatto? Perché è fatto a colpi singoli e a raffiche. Dov'è Vincenzo adesso? E sta in giro per guadagnare. Viene qui? Sì, viene qua. Tra poco viene qui? Sì. Quanti anni hai Vincenzo adesso? 19. E questa è tutta la famiglia tua? Sì. Quanti siete? Sono 2, 4, 6, 8, 10. Questi sono i tuoi fratelli? Sì. Tu vai a scuola? Sì. Tu vai a scuola? No. Cosa fai? C'è galleria. Lavori? No, le fisceria. Lavori in fisceria. Quanti anni hai? 12. E tu? È a scuola. Alla quinta. E tu? 17. Lavori? Sì. Dove lavori? A gioielleria. Tutti gioiellieri qua? Sì, tutti gioielli. E lei chi è? Fidanzata di lui. E la fidanzata di lui Cire. Chi è? Cira. Ah sì, e tu? Un'altra figlia. Una figlia, cosa fa la figlia? In casa. E tu cosa hai fatto dal 70 ad oggi? Ho lavorato in una gioielleria e poi ho lavorato in un'altra parte, poi sono andato in un'altra gioielleria. Gioielleria cosa facevi? Facevo il commesso, l'impiegato. Adesso lavori? Sì, fino ad adesso lavoro. Poi devo aspettare fra 15 giorni e devo riprendere un altro lavoro. Ma che lavori fai? Adesso devo andare a lavorare in caffè, nella produzione di caffè. Ho lavorato saltuariamente, un mese di un posto, un mese di altro, perché i soldi erano pochi che guadagnavo. Si cercava sempre di migliorare in qualche cosa. Ma il calzaturificio lo hai lasciato poco dopo? No, dopo qualche anno. Dopo qualche anno? Poi sono andato a lavorare in un'altra parte. Non hai più studiato? No. Evidentemente non ha mai trovato un lavoro giusto per far per lui. Esatto questo? Sì, sì. Non c'è nessun lavoro che ti piace finora? Sì, mi piace, ma la paga non è mai buona. Adesso devo andare a un'altra parte che guadagnerò molto di più. Come l'hai trovato questo posto? Tramite un amico di mio padre. Ti sei iscritto a collocamento? No. Ma la situazione a Napoli com'è adesso? È inguaiato molto. La situazione a Napoli è inguaiata. C'è molta disoccupazione. Sì, per i giovani specialmente? Sì, per i giovani anche. È difficile trovare un posto di lavoro? È difficile, si trova, ma non si guadagna molto. Hai votato alle ultime elezioni? Sì, ho votato. Per che partito hai votato? Per il comunista. E lei? Il voto è segreto, io tu.
lei? Non si dice. E tu non hai votato? No. Come si chiama? Carmela. Carmela? Sì. Da quanto tempo vi conoscete? Circa un anno. E avete intenzione di sposare? Sì. Avete difficoltà? No. Ma per l'alloggio forse sì, per il lavoro forse sì. Ah, per il lavoro sì. E per l'alloggio? Sì. Ce l'avete l'alloggio? No. Allora è un sogno? No, non è un sogno, perché ci dobbiamo sposare lo stesso. Ma è difficile trovare un alloggio a Napoli oggi? No, non è difficile. Ci sta quello che si può trovare presto, però si paga poco, però non è una cosa buona. Poi ci sono le nuove costruzioni adesso, che sono che minimo 150-200 mila al mese, nessuno la può prendere. Quanti anni hai? 17. Studi o lavori? No, sono casalinga. Come lui allora? Ma tu vorresti lavorare? Io sì, lui no, non mi vuole far andare. Ah, lui non vuole? Perché secondo te la donna non deve lavorare? Beh, non è che deve lavorare. Sta a casa è meglio, fa la pulizia, no? È meglio. E che lavoro vorresti fare tu? Stiratrice. L'hai già fatto? Sì. E lui non vuole più che tu lo faccia? No. Devi dirmi qualche cosa per circa il matrimonio? No, niente. E Vincenzo è un bravo ragazzo? Sì. Non ha difetti? No. Siete molto innamorati? Sì. Ma c'è solo mamma. Allora stamattina non sei andato a lavorare? No, non sono. Perché? Aspettavo voi. Ma che lavoro fai adesso? Sto in mezzo alla sfascia. Sfascia delle macchine. Come le balestre quando eri no, piccolo? No, no, è un'altra cosa. Demolizione dopo? Demolizione. Demoliamole. Per il recupero dei pezzi, recuperati i pezzi? Sì, i pezzi meccanici, motori. Roba che va a ferro. Senti! Questa è la macchina di tuo fratello? Sì. Queste etichette le ha messe tutte lui? Qui c'è Gesù. Questo? Chi è? Sì, abbiamo un ragazzo e un cantante. Queste sono tutte le marche dei pantaloni, jeans, tutte. Che macchina ti sei comprato tu? Una 112. Ma non nuova? Sei meno, ma non è nuova. Ma quanto la paghi? A rate viene 3 milioni e mezzo. Come fai a pagare 3 milioni e mezzo? Tutta la vita devi pagare. No, tutta la vita. No, tutta la vita no, ma insomma, parecchio tempo. Ci voglio un paio d'anni. Tu devi fare il militare? Sì. Quando? Il mese agosto devo andare. Hai già fatto la visita di leva? Sì. Ma tu cosa vorresti fare quando torni da militare? Quello che mi capita. Quello che capita me lo faccio. Ma il lavoro che più ti piacerebbe qual è? Adesso so fare questo e faccio questo qua, poi si vedrà dopo. A me mi piacerebbe prendere un posto in una fabbrica, un posto fisso. Ma questo non è fisso? No, è fisso, soltanto che ci stanno, cioè, la cassa muta, tutta questa roba, non è che mettono. Ma sei pagato a giornata o a settimana? A settimana. Quanto guadagni a settimana? 50.000. Senti, tu mi hai detto che vorresti un posto in fabbrica, hai mai provato a chiederlo? No, non l'ho provato, chiedo. Come pensi di ottenerlo? Io sto scritto a collocamento, no? Posso disoccupare. Sì. Sono 2 anni che sto scritto. No? Adesso dico che stanno dando i posti ai giovani, così, sto aspettando. Ma ce ne sono molti di disoccupati a Napoli? Sì. Ma ci vogliono raccomandazioni per avere i posti? Ci vuole le conoscenze prima di tutto. Che tipo di conoscenze? Chi lavora è un boss dentro le fabbriche, questa gente che sono i capi, tutte queste. Ne hai conoscenze tu? No. Allora sarà un po' dura la lotta.